Buongiorno a tutti, sono Matteo Barberi, Virtual Mending. Oggi vorrei presentarvi una pillola formativa dedicata alla progettazione di un webinar o web seminar che sia. Di tutto andiamo a spiegare la differenza tra una web conference e un web seminar o webinar che sia. Per quanto riguarda la web conference è di tanto che un incontro in collaborazione tra più utenti che si trovano in sedi remote, ma l'obiettivo di quell'evento è quello di collaborare, cioè di lavorare su documenti condivisi, di poter interagire audio e video con gli utenti e simulare quella che è una riunione di lavoro o una riunione tra fornitore e cliente. Mentre il web seminar o webinar, come la parola molto usata in questo momento, è un evento a tutti, in tutti gli effetti. Pertanto, qual è la parola d'ordine che ogni organizzatore di un web seminar deve mettere nella mente? Deve mettere esattamente progettazione. Cioè la progettazione è la base di tutto. Per cui devo progettare come se fosse un evento. Un evento che possa che essere effettuato in un'aula fisica o in una sala di hotel o in una sala convegni è trasmesso su un sito web. Peraltro devo conoscere anche delle dinamiche diverse che vedremo tra un attimo. Detto, progettazione. Cosa vuol dire progettazione? Vuol dire che ti prendo un bel pezzo di carta, e comincio a dire quanto durerà questo webinar, perché avrò la durata. Dura un'ora, un'ora e mezza, ok? Parliamo sempre di eventi che devono avere sapendo che è online, termini abbastanza brevi, normalmente consigliato non oltre 90 minuti. Ok, io ne consiglio normalmente 45 minuti di relazione più un quarto d'ora di, diciamo, di question time, non oltre un'oretta normalmente, il mio consiglio. Poi devo anche sapere chi sono i relatori, come interverranno e in che tempi interverranno. Okay, una volta che ho deciso chi sono i relatori, dovrò sapere quali materiali utilizzeranno, ok? E, importante, questi materiali dovranno essere visti prima, che vedremo nella seconda fase, perché ho una scaletta di chi sono, chi sarà il moderatore di questo evento, ok? E da lì in poi dovrò cominciare a creare i contenuti. Perché non è proprio così. La tecnologia che vedremo con Virtual Meeting è l'ultimo elemento che si mette in discussione. Lo vedremo per altri aspetti, però normalmente io ho già una scaletta di chi sono i relatori e quando ho la scaletta ben chiara, è ovvio che nella scaletta metterò anche l'inizio, cioè la presentazione dell'azienda, metterò chi fa l'accoglienza, chi presenta i relatori, ok? E poi come, diciamo, assistere i relatori. Queste fasi che adesso sto elencando in pochi minuti, ok, sono fondamentali perché il webinar non può essere improvvisato senza sapere che tipo di livello di interazione voglio avere con i miei utenti. Voglio avere un'interazione, sono domande che vi sto facendo, un'interazione bidirezionale, cioè gli utenti possono fare domande in audio e video? Sì o no? O li facciamo interagire solo in chat? Questo dipenderà dal numero di utenti che parteciperanno al mio evento, ok? Se il numero comincia a essere superiore a 30-40 è meglio gestire un'attività webinar puro, cioè interazione via chat tra i discenti e il relatore o gestore della stanza in quel momento. E questo io dovrò utilizzare questo metodo, come abbiamo detto, progettazione, cioè progettare nei minimi dettagli. Andiamo a vedere alcuni aspetti che poi vedremo nell'arco di altre pillole formative che andremo a fare di giorno in giorno sul discorso di webinar. La progettazione e l'organizzazione. Poi devo anche conoscere tutte le dinamiche della piattaforma, per quello quali tipi di file sono migliori da mettere sulla piattaforma. Che se parliamo online non potrò mettere dei file giganteschi, perché se no dovrò costringere gli utenti ad avere una banda molto alta per vederli, perché i PDF e le presentazioni dobbiamo caricarle prima e magari modificarle che è il gestore o il tutor online di quell'evento. Ho inserito una figura nuova, tutor online. Ok, tutor online è quello che ci permette di gestire quei problemi tecnici che se non gestiti possono far diventare un webinar da professionale a scadente. Questo è importante, ok? Per quello noi consigliamo sempre di conoscere bene la piattaforma, di provare tutto prima, cioè fare dei test, ok? Noi consigliamo di fare dei test con i vari relatori di connettività,
di capire che sistemi hanno, perché quelli sono quelli in diretta, perché se suona un evento dobbiamo analizzare tutti questi dati, controllare che i documenti si aprono, come si aprono, nei tempi in cui si aprono e non arrivare all'ultimo minuto con la presentazione. Siamo sempre nel mondo virtuale, rendiamoci conto che è via web, per cui ogni piccolo dettaglio fa non funzionare l'evento. Controlliamo i documenti, come si aprono, come si visualizzano e non arrivare alla fine a pensavo che. Il pensavo che non esiste nella diretta. Il pensavo che. Ok, questo è importante come messaggio che voglio darvi. Controllate i vostri contenuti e importante avere un tutor online, adesso il relatore faccia relatore, il tutor è quel soggetto che sta all'interno della stanza, che però risponde alle domande. Che sono tecniche, in modo tale da aiutare e supportare l'utente che ha difficoltà a entrare in stanza, farlo entrare, e l'attore continua a fare il suo evento, ok? E questo si chiama tutor online, che può essere gestito secondo la scaletta che si è posto diciamo, nella progettazione. Cioè non calcolare che vi possono essere delle variabili tecniche, è un grosso errore, perché trovarsene davanti, non avendole mai vissute, ed essere l'unico che fa quelle prove vuol dire far funzionare un evento che va. Basta una persona che magari non ascolta e vede di quelle 50 e io mi fermo e non vado avanti con l'oratore perché non ho un'assistenza, non ho un tutor all'interno della stanza. Allora, o io, come se sono l'oratore, posso fare l'oratore il tecnico perché posso intervenire facilmente, ma è consigliabile avere un tutor online, un soggetto, un moderatore che permette ovviamente di controllare queste attività. Ovviamente la piattaforma virtuale ti prevede anche la creazione di un moderatore, account moderatore. Per quello, la parola si chiude in progettazione. Non manca ovviamente nella parte di progettazione il come io organizzerò, farò l'evento, ma anche come lo promuoverò questo evento, cioè cosa farò per aumentare gli iscritti all'evento, ok? Questo lo vedremo nelle prossime pillole formative, parleremo di come promuovere il proprio webinar o web seminar, in modo tale da avere quel minimo di elementi per pianificare in maniera efficace il nostro evento e raggiungere gli obiettivi del webinar. Calcolate sempre che la parola d'ordine è progettazione e obiettivi e call to action, cioè io ho un obiettivo, cioè faccio un webinar perché voglio ottenere qualcosa. Voglio aumentare la mia brand awareness? Ok, aumentare il brand. Ok, come devo calcolarla e come devo misurarla? Se sono obiettivi di acquisire lead generation, devo acquisire dei dati, dei lead. In questo caso mi posso porre quanti utenti voglio che utilizzeranno quella demo, quanti utenti andranno a contattarci per il servizio che io ho proposto. Obiettivi, investimento e raggiungimento. Cerchiamo nel nostro piccolo, anche come piccola realtà, ragionare a obiettivi. Ragioniamo con l'obiettivo, io sto investendo del tempo e quel tempo deve essere, dovrò ottenere del risultato. Ottenere un risultato, che è un risultato ovviamente misurabile, non è soggettivo, ma è oggettivo. 5 iscritti, 5 contatti, X migliaia di euro di fatturato per fare alcuni esempi. E questi sono gli elementi fondamentali. Chiudiamo, ci troviamo a trovare al prossimo webinar. Qui sotto trovate esattamente tutti dei link utili per utilizzare il nostro webinar e vi invito a iscrivervi direttamente al canale di Virtual Meeting, Video Conference o Virtual Meeting Collaboration, in modo tale da essere sempre aggiornati su nuove pillole formative e come utilizzare una soluzione in maniera efficace per il vostro business. Grazie a voi e buona serata.